non è il futuro dell'Abruzzo e il campo largo non sarà il futuro dell'Italia. Bruciapelo è stato il vincitore a ricordare agli sconfitti qual era la posta in gioco. Il bis in Abruzzo, dopo la vittoria in Sardegna, avrebbe consacrato il campo largo anche a livello nazionale, come unica possibile alternativa al governo Meloni. E invece ecco Schlein e Conte, di nuovo divisi dall'esito del voto abruzzese, come due facce di una stessa sconfitta. L'una può presentarsi alla resa dei conti interna con un risultato che la salva. Il PD oltre al 20%, cresce rispetto alle politiche e quasi raddoppia rispetto alle regionali del 2019, attestandosi secondo dietro a Fratelli d'Italia. Uniti si vince e in tutta Italia il Partito Democratico si sta muovendo unito e compatto. L'altro invece deve incassare una bocciatura sonora da parte degli elettori abruzzesi che pure ha corteggiato in tutti i modi. Tirate fuori questo orgoglio, mannaggia. Conte in campagna elettorale davvero non si è risparmiato. Ma sicuramente qui si può scrivere una pagina nuova. E si è speso moltissimo per il candidato che stavolta, diversamente che in Sardegna, era di area PD. Luciano! 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 Risultato, il movimento in Abruzzo è crollato al 7%, 11 punti sotto le politiche del 2022, quasi 13 sotto le ultime regionali, quando i 5 Stelle correvano da soli contro Marsiglio, ma anche contro il PD. Avrà pesato anche il fatto che la candidata del movimento poi è passata a Forza Italia, ma gli elettori 5 Stelle sembrano essersi dileguati e con loro si è ristretto anche il campo che in Abruzzo si presentava larghissimo con dentro anche Azione Italia Viva. Evidentemente non siamo riusciti a spiegare bene la bontà del programma, la capacità e la professionalità dei candidati. Qualcuno d'amico lo aveva battezzato il Prodi abruzzese. Il Prodi, vero, quello nazionale, da padre dell'Ulivo e del PD, dice che il campo largo va coltivato ancora. Ma per coltivarlo bisogna essere in due. E la vera domanda all'indomani della sconfitta è: Conte che farà? Si rimangerà l'entusiasmo abruzzese o ormai si è spinto troppo avanti per tornare davvero indietro? Quindi la domanda...